Siamo alla 10ª edizione della Festa del Cinema di Roma e questa mattina abbiamo visto Land of Mine, un film danese sulla guerra veramente veramente bello che vi consigliamo. Abbiamo realizzato un'intervista all'attore principale, Roland Müller. Eccola qui. I think that we need to look at the past and see if we can learn something from it, because we've been fighting each other, human beings, all over the world for so many years, and nothing good came out of it. So the eye for the eye and tooth for tooth mentality will leave us all toothless and blind. You know this already by heart. Did I answer the question right? Okay. Ma credo che sia una parte molto importante della storia, che però è rimasta sconosciuta, di cui non si parla, di cui non si fa cenno nei libri di storia. Invece è tra l'altro una parte di storia di cui non siamo orgogliosi, ma credo che sia una lezione molto importante da imparare, perché noi dobbiamo guardare al passato, dobbiamo cercare di imparare qualcosa. In tutto il mondo ci si combatte da decenni, ci si fa la guerra in continuazione, ma questo non porta da nessuna parte. Quello che ci deve insegnare questo, come tutto il resto, tutte le lotte, le guerre che combattiamo, è che se si applica la mentalità dell'occhio per occhio e dente per dente, si finisce con rimanere ciechi e senza denti. Va bene. E invece una domanda riguardo il suo personaggio, il sergente. È un personaggio molto difficile da interpretare perché è un personaggio apparentemente malvagio, cattivo, che non si cura del destino dei ragazzi che gli sono stati affidati, però lascia intravedere spirali di bontà che poi mano a mano si evolvono in un personaggio buono. Come è riuscito a trasmettere così bene questi aspetti latenti del carattere di questo personaggio, che in fondo è buono, ma la sua bontà viene appunto mascherata da una sorta di maschera di cattiveria? And let's talk about your character, the sergeant, which is a difficult character to play because he actually is, at least on the outside, is the bad guy who doesn't care at all about the boys who are under him. But here and there you have some glimmers of goodness showing and being exposed. So how did you portray this character, where you see there are kind of these latent, hidden aspects, and then at the end you kind of find out that he's actually a good guy, disguised as the villain, the bad guy? It's a very good question. And you know what? I love working with the good and bad inside of people, because we all have it. I don't watch that many Hollywood movies, because in Hollywood movies the villain is always bad, bad, and the good guy is good, good. And we are not like that. Human beings are not like that. We all have good sides and bad sides. And every day we're confronted with these two sides. What we forget is that there's a third person. It's you. You decide if you want to listen to the angel or the devil on your shoulder. You know right from wrong. And I love this work with characters that has both of these things inside of them. I know I could play a bad boy, but in real life I'm a good man. And the big challenge in this movie was actually if I could touch people. I knew I could scare them. I tried that before and I got a prize for it, the Danish Oscar. I won that for scaring people, so I knew I could do that. But the big challenge for me was if I could touch you and make you cry and feel sympathy with my character. And I just put myself into it, and I find it really interesting to work with this dynamic inside of humans, because that's what we relate to. Everybody can relate to that. Everybody knows they do something wrong once in a while, even though they're a good person. And that's how we are. And then that's if everybody is aware of that process in our head, I think we would make more good choices in our life. Ottima domanda. A me piace proprio la possibilità di lavorare con la parte positiva e la parte negativa, col buono e il cattivo che c'è dentro ciascuno di noi. Ed è questo il motivo per cui non mi piacciono i film di Hollywood, perché lì il cattivo è cattivo cattivo e il buono è buono buono. Invece non è così, in realtà non è così. Tutti quanti noi abbiamo un lato positivo, un lato negativo, abbiamo una parte buona e una parte cattiva. Ed è questo continuo tentativo di cercare di essere l'una o l'altra cosa. E perché ci dimentichiamo spesso che esiste il terzo elemento, la terza persona in mezzo, cioè sei tu stesso, e
che decidi se ascoltare l'angelo o se ascoltare il diavolo. Ed è il motivo per cui mi è piaciuto lavorare a questa cosa, anche perché io so di poter interpretare il cattivo. L'ho già fatto in precedenza e peraltro anche ho vinto un Oscar interpretando il cattivo. So di poter spaventare la gente, ma quello che mi piaceva, la sfida per me, era quella di poterli toccare da un punto di vista emotivo le persone, vedere se riuscivo a farle commuovere, a farle piangere. Ed è stato per me molto molto interessante proprio lavorare su questa dinamica, di questo continuo alternarsi di buono e cattivo. My favorite question of today. La domanda preferita del giorno è proprio questa. Grazie. Thank you. Thank you. Un'ultima domanda. Il film uscirà a dicembre in Danimarca. Come pensa che reagirà il pubblico a questo tema così scottante? The movie will open in December in Denmark. Mm. How do you think the audience will react to this kind of, you know, hot issue? If the hype keeps going like it goes now, the Danish people would be like, it's all right. So I hope the hype goes down a little bit and they can go in and watch it for what it is. The commercial side of it, it's hard to say, because what is the movie about? Some boys digging in the sand. But yeah, well, let's see, I don't know. It's out of my hands now. I can only pray to God that they would learn something from it. Se l'eccitazione si calma, se l'eccitazione continua a crescere, l'interesse eccessivo continua a crescere, i danesi andranno a vederlo e diranno, beh sì, vabbè, buon film. Se invece ci sarà un attimo di abbassamento della tensione, se l'eccitazione scemerà un pochino, allora a quel punto penso che i danesi riusciranno a giudicarlo per quello che effettivamente è. E devo dire che ovviamente il film non è più nelle mie mani, fuori dal controllo, non lo so, mi auguro che possa essere preso bene. Da un punto di vista commerciale, non lo so, fondamentalmente è un film che parla di ragazzi che scavano la sabbia per togliere delle mine, ma staremo a vedere. Grazie. Thank you. You have the last one.